Può la musica, accoppiata ad una occasione di festa tipicamente carnevalesca, riuscire a supportare una causa di fondamentale importanza come quella della LILT, la Lega Italiana Lotta contro i Tumori? La risposta è assolutamente sì. E numeri ed affluenza di pubblico dello scorso venerdì al Grunge's Carnival Party di Berbenno, organizzato nei saloni dell'Hotel Salute, sono qui a darci ragione. Il Grunge's è un evento di beneficenza, ha sempre avuto questo unico scopo, che nasce nel 2009. Ultimamente abbiamo deciso di appoggiarci in modo stabile alla LILT della sezione di Milano, che ogni anno propone diverse raccolte fondi, sempre in ambito pediatrico. Quest'anno sosterremo sempre una loro raccolta fondi a sostegno delle famiglie con figli in cura per patologie tumorali all'Istituto Nazionale Tumori di Milano. E così quella che dagli organizzatori era stata presentata come la festa di carnevale più cool della Valtellina non ha disatteso nessuna previsione. Tema della serata: Hawaii e surf. Partecipazione di pubblico da tutto esaurito. Motivazione alle stelle. Musica da urlo. E proprio parlando di musica, l'evento del Grunge's Carnival Party ha offerto quanto di meglio nel panorama internazionale il mondo della chitarra elettrica e del genere rock and roll possa offrire. Sul palco il trio rockabilly dei The DiMaggio Connection. Alla sei corde, proprio lui, Marco DiMaggio, definito il miglior prodotto italiano assieme all'olio d'oliva. Questo l'ha detto Linda Gay Lewis, che sarebbe la sorella del pianista famoso Jerry Lee Lewis, grande pianista con tradizione di famiglia, che fu molto gentile in questa dichiarazione, mi ha fatto molto piacere anche perché è molto genuina. Prestigiosissime le sue collaborazioni con artisti del calibro di Terry Williams, dei Dire Straits, DJ Fontana e Scotty Moore, rispettivamente batterista e chitarrista di Elvis Presley, Slim Jim Phantom, altro batterista, questa volta degli Stray Cats. Io penso che noi nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare nel modo in cui possiamo. In questo caso, nella situazione in cui siamo, sono sicuro che verrà veicolato al meglio, perché so le persone che organizzano l'evento e ti fa ancora più piacere, lungi da me fare polemiche, però l'importante è che le cose vengano fatte in modo concreto. Se c'è volontà e concretezza, si va avanti. Insomma, un cocktail di impegno sociale e musica perfettamente riuscito e che lascia ben sperare. Grazie a Telesondrio e speriamo che non sia l'ultima. Ci vediamo alla prossima. See you next time. Rock and roll.